Ne abbiamo speranza. Per fare che diventa San Berlusconi e Renzi. Lasciamoli perdere questa città, vedo tutte parlo e sono tutti tipo non c'è più niente, non ci sarà più niente, è finito tutto. Ma dopo 3.000 anni questo è, ma è finito tutto, padre? Noi speriamo di no, perché la nostra, almeno noi cristiani ancora ci illudiamo, scusi questi ora due termini che uso un po' antitetici, ci illudiamo che la speranza ancora c'ha un senso. Questo ci illudiamo che c'ha un senso, speriamo che non ci deluda il Signore, anche Lui che ci abbandona, ma noi non crediamo questo, crediamo il Signore è provvidente, Padre misericordioso, e troverà a stimolare la nostra creatività sicuramente a trovare vie di uscita e di imprenditoria nuova, di modo di vedere le cose. Certo, il periodo è molto depresso e difficile, che ci fa deprimere di più. Però Palermo, diciamo, qualche qualità ce l'ha, o no? Ma penso di sì. Penso che sì, la Sicilia ha delle belle qualità, Palermo c'ha anche le sue, visto che fa parte della Sicilia, quindi c'ha delle creatività, ce l'ha anche Palermo, anzi direi ci sono, però il problema è individuale, fare prendere coscienza anche come a livello educativo a queste persone, i ragazzi, cominciare dai ragazzi, dai centri educativi, dalla scuola, dagli oratori, dalle parrocchie, educarle proprio al senso civico, educarle alla speranza, educarle alla creatività, al modo di vedere la vita in un modo differente. Che è tutto frutto veramente di educazione e di fede, che è un dono di Dio, e l'educazione che aiuta il dono a emergere, a venire su sicuramente. E poi la speranza totale dovrebbe essere cambiare la bandiera siciliana. Quella è un segno concreto di speranza. Togliere quella maledetta medusa, perché ci pietrifica tutti e non ci fa muovere mai nessuno. Se togliamo quella, forse un po' di speranza c'è. E che ci mettiamo? Ogni volta qualcuno col pugnaletto, qualche Pegaso nuovo che uccida la medusa, e può uscire l'arte, la creatività, così come è stato nella mitologia greca. Solo che i nostri siciliani sono fermati alla pietrificazione. Ecco, quindi, perché e la mafia. Sentire un po' di musica, giusto? E fargli sentire anche un po' di musica per uscire fuori. Quindi l'arte ci può salvare, forse. L'arte ci può salvare, certo, come no. L'arte ci può anche salvare. È una delle esperienze, una delle cose belle che Dio ha dato sia alla natura che all'arte anche umana, di elevarci, di farci trovare, vedere mondi nuovi, cieli nuovi, terre nuove. Quindi l'arte possibilmente è una delle, come anche la filosofia, il pensiero, una delle belle cose che abbiamo gli esseri umani, perché ci possiamo appoggiare a questa nostra tradizione, troveremo sicuramente la via per uscirne anche dalla tradizione, anche delle cose che sembrano negative, ci sono delle cose che aiutano poi a scoprire vie nuove.